Un cordiale saluto dalla nostra redazione, bentrovati, primo appuntamento con il TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di scuole perché gli istituti superiori della provincia di Pescara, ad eccezione del Tito Acerbo, optano per la settimana corta. È stata così accolta la proposta che era stata avanzata nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, il servizio di Andrea Costantini. Gli istituti superiori della provincia di Pescara adotteranno la settimana corta in aula dunque dal lunedì al venerdì, accolta praticamente in toto la proposta avanzata nel corso di quest'estate dal presidente Ottavio De Martinis, che con una apposita lettera aveva invitato i dirigenti scolastici a prendere in considerazione questa opzione. Per due motivi: uno era per il risparmio energetico che questa comporterebbe, ma non solo questo, anche da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico, ridurre di una giornata la settimana scolastica risulterebbe, insomma, ecco, essere importanti e meno impattanti da questo punto di vista. Devo dire che c'è stata una grande risposta da parte dei dirigenti scolastici, tant'è che quasi la totalità delle scuole hanno aderito e quindi porteranno avanti l'orario con una settimana corta. C'è il solo istituto di Tito Acerbo che non ha aderito, ma non perché non ritenesse insomma giusta la soluzione, ma semplicemente perché aveva preso degli impegni già con gli studenti e con i professori e quindi non ha ritenuto di dover tornare indietro. C'è grande soddisfazione perché, insomma, è una soluzione che potrà appunto portare giovamento a tutto il territorio. Incontri con la tua stanno consentendo di calibrare al meglio gli orari delle corse a quelli di entrata e uscita degli studenti dagli istituti. In via di definizione, secondo De Martinis, anche la dislocazione di studenti in eccesso che si sono iscritti in due istituti, il classico e il Volta di Pescara. In un caso abbiamo già risolto, perché il liceo classico che aveva avuto bisogno di 10 ore in più è stata sistemata in un istituto gestito dalle suore, di proprietà delle suore, e invece per quello che riguarda il Volta stiamo trovando una soluzione provvisoria, perché anche questa è risolvibile nella misura in cui, nel momento in cui i ragazzi del Marconi entreranno nel nuovo edificio, io penso nel giro di un mese e mezzo o due, i ragazzi del Volta si trasferiranno al Fuxas, che è un istituto invece che abbiamo preso ancora in affitto per un anno. Diciamo che le componenti ci sono, a parte queste piccole difficoltà, tutte le componenti sono state trattate e tutte le problematiche sono state risolte. Siamo alla pagina della cronaca. Sono in sensibile miglioramento le condizioni di Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivoli in provincia di Roma, ricoverato all'ospedale dell'Aquila da sabato scorso dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione insieme a due amici sul Gran Sasso. Lo si apprende dalla ASL dell'Aquila. Il paziente è vigile e cosciente, i medici hanno sospeso il coma farmacologico anche se la prognosi resta tuttora riservata a seguito delle condizioni generali. Alla luce di questa positiva evoluzione, i medici del reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore nutrono un cauto ottimismo per quel che concerne il successivo andamento del quadro generale di salute del degente. E noi siamo a Pescara perché è terminato ieri sera a tarda ora l'incontro tra una rappresentanza di ambulanti e l'assessore al commercio Alfredo Cremonese per fare il punto sui mercati rionali di Pescara e sulle problematiche che affliggono alcuni mercati. Vediamo. Nelle ultime ore c'è stato un confronto con gli ambulanti di Pescara, coloro che lavorano sui mercati rionali, un confronto voluto dalla categoria per cercare di risolvere alcune problematiche emerse nel post pandemia. Sì, assolutamente sì, un confronto molto costruttivo, oserei dire, e da parte mia la massima disponibilità come sempre ad ascoltare e cercare di risolvere tutti i problemi che eventualmente sono emersi da quella riunione. Già stamattina ho convocato una riunione con gli uffici, anche alla presenza del sindaco, e chiaramente l'amministrazione farà tutto quello che può fare per andare incontro agli ambulanti, che rappresentano un settore importante per la nostra città. Pescara ha tanti mercati e vanno tutelati e quindi vanno ascoltati coloro che ci lavorano.
Nella riunione terminata ieri sera a tarda ora è emerso soprattutto qualche problema, mi corregga assessore, sul mercato del venerdì a Pescara Colli. Sì, sono emersi, ad essere sinceri, sono emersi dei problemi di natura generale, problemi che purtroppo derivano dal fatto che c'è stata una pandemia e quindi ci sono state delle normative che abbiamo dovuto applicare, quindi spostare dei mercati più e più volte con determinate chiaramente regole da rispettare. Ci sono stati anche degli interventi urbanistici, degli interventi di viabilità, ci sono tuttora degli interventi in corso anche da parte di altri enti, pensate alla strada parco dove passerà il mezzo, la metropolitana di superficie leggera, quindi tutte queste situazioni sicuramente hanno influito sui mercati. In alcuni casi ci sono stati degli interventi a dire degli ambulanti che sono, diciamo, da migliorare, e l'amministrazione si è fatta parte diligente nel convocare dei tavoli e a migliorare tutto ciò che è migliorabile. C'è la massima apertura da parte mia ma anche da parte del sindaco e partiamo al lavoro già da subito. In questa settimana cercheremo di verificare quello che oggi rappresenta il problema più importante, cioè il mercato dei Colli, per verificare se lo possiamo spostare nella sede originaria. Stiamo preparando dei progetti e a breve avremo anche un confronto con le associazioni di categoria. Andiamo ancora avanti, parliamo di trasporti, un ordine per 100 nuovi autobus a metano ordinati tramite la piattaforma Consip per un investimento complessivo di circa 26 milioni di euro. È stato questo il primo atto licenziato dal nuovo consiglio di amministrazione della TUA guidato da Gabriele De Angelis, che ieri si è riunito per la prima volta dalla sua nomina. L'inserimento nella flotta TUA dei 100 nuovi bus è previsto dal piano strategico triennale degli investimenti autorizzato dalla Regione Abruzzo. I primi 25 bus a metano saranno a disposizione di TUA a partire dal prossimo mese di aprile, con step quadrimestrali successivi di consegna. Sostituiranno i bus Euro 3 in dismissione entro la fine del 2023. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. Oggi 30 agosto 2022 ricorre il centenario di una tragedia che colpì la comunità di Silvi. Nel 1922 il pullman che portava 43 componenti della banda cittadina fu investito da un treno 11, le vittime. Stamani cerimonia a Chieti, nel punto dove avvenne l'impatto. Sindaco, quando quella tragedia segnò la comunità Silvarola? Quel giorno ci fu veramente una tragedia che ha segnato la città di Silvi, soprattutto per la scomparsa di 11 membri della banda musicale della città di Silvi. Fu proprio quel 30 agosto del 1922, una ricorrenza, oggi fa, diciamo, ci sono i 100 anni di ricorrenza a cui noi vogliamo omaggiare, un ricordo che è importante non solo per l'intera comunità ma per tutti quelli che danno il loro contributo con la musica a rappresentare le nostre città. Oggi lo omaggiamo non solo con la deposizione della corona ma soprattutto con la Santa Messa a cui parteciperà il Vescovo di Teramo Leuzzi e poi con il concerto della fanfara della Polizia di Stato sul Belvedere di Silvi Alta. Dunque sarà una giornata di forti emozioni e soprattutto di ricordo per questa immane tragedia. Noi fa piacere che ci sia persone che magari promuovono questo tipo di attività di ricordo storico, perché per noi di Silvaroli, cioè, questo è un incidente di natura epocale, insomma, cioè, avere 43 persone su un camion di cui 11 morti, insomma, così, significativo. Sindaco, dai racconti di questo evento apprendiamo che Chieti è stata molto solidale verso il popolo silvarolo. Sottolineo in questo caso la nostra anima, l'anima della nostra città, solidale e inclusiva, come in quell'evento, anche nella celebrazione di oggi, a fianco sia del mio collega sindaco Andrea Scordella che dell'intera città di Silvi. Cambiamo ancora argomento, torniamo a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha detto sì al biodigestore per il trattamento dei rifiuti. In arrivo i primi fondi. L'amministrazione comunale di Pescara ha detto sì al biodigestore per il trattamento dei rifiuti. Sindaco, sono in arrivo i primi fondi per la costruzione di questo impianto. Sì, noi stiamo disegnando il futuro e non da oggi. Oggi si parla molto
di energia, di necessità, di fonti alternative, di situazioni nuove. Questa è una situazione nuova per il nostro territorio. Abbiamo ottenuto già da diversi mesi un finanziamento dalla BEI, dalla Banca Europea degli Investimenti, di 35 milioni di euro per interventi per l'efficientamento energetico nelle scuole e per la realizzazione di un impianto di biodigestione che permetta di smaltire i rifiuti senza inquinare e con la produzione di energia. Quindi siamo al futuro e io sono molto soddisfatto di questo, anzi direi orgoglioso, perché oggi finalmente possiamo dire ai nostri concittadini, ma non solo a quelli di Pescara, a tutti quelli del comprensorio della provincia di Pescara, che noi in un tempo relativamente breve, con la realizzazione del biodigestore, abbatteremo i costi dello smaltimento dei rifiuti tra il 40 e il 50%. Oggi noi paghiamo circa 130 euro a tonnellata, passeremo a 60-70 euro e pensiamo che quei 130 euro che paghiamo oggi potrebbero anche aumentare con quello che sta succedendo e lo vediamo tutti quanti. Invece con la realizzazione del biodigestore abbatteremo drasticamente questa spesa. Bollette più leggere? Bollette più leggere, perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere per i nostri concittadini, ma soprattutto andiamo verso una nuova dimensione, perché purtroppo lo smaltimento dei rifiuti si è fatto sempre in questo territorio con le discariche e noi passiamo ad un'altra modalità che ci permetterà di smaltire tutti i rifiuti di quest'area e non soltanto di quest'area, perché il biodigestore che realizzeremo potrà smaltire 60.000 tonnellate. Senza inquinare affatto, tant'è che questi biodigestori sono approvati da Lega Ambiente, andiamo verso uno smaltimento che è assolutamente naturale, che produce oltretutto energia. Andiamo ancora avanti, appuntamento imperdibile per i tanti appassionati di fumetti, Pescara Comics infatti sbarca al Paladin Martin di Montesilvano con un'edizione che si terrà dal 9 all'11 settembre. Tanti eventi, cosplay e concerti, quello di Cristina D'Avena il 10 settembre, con al centro ovviamente il fumetto in tutte le sue declinazioni. Torna Pescara Comics and Games per una edizione, quella del 2022, che ha la location tra le principali novità, il Paladin Martin di Montesilvano, dal 9 all'11 settembre. Sabato 10 ci sarà Cristina D'Avena, special guest, con la Bim Bum Bam Cartoon Band, e mentre il venerdì avremo, appunto, come possiamo vedere dai manifesti, gli anime Corp, con uno spettacolo tema Disney, sono un coro di 10 voci molto molto bello, quindi io vi consiglio di venire a vedere questo spettacolo. Domenica chiuderemo con una gara cosplay, il classico cosplay contest gestito da Epicos. Negli anni abbiamo visto che il pubblico va veramente dai più piccoli ai più grandi, cioè quindi è un evento adatto a tutti. Il comune di Montesilvano ha accolto subito la proposta degli organizzatori della rassegna del fumetto, che può avere anche interessanti ricadute turistiche. Questa manifestazione di carattere nazionale farà sì che la stagione venga ancora allungata, una stagione che ricordiamo che è stata anche positiva, quindi diciamo che anche la famiglia che è in vacanza e portare il proprio bambino ad assistere a una manifestazione così importante, con eventi all'interno di vario genere importante per il bambino, per noi rafforza la nostra mission, quella del turismo per famiglie. Sono certo che sarà spostare per l'organizzatore questo evento a Montesilvano è stata anche per loro una sfida, ma da quello che loro mi dicono hanno avuto un grosso risultato anche di presenze per espositori e quant'altro, tant'è che sono previste manifestazioni importanti all'interno. E siamo sicuri che sarà un grandissimo evento, come è sempre stato, cercheremo di portarlo ancora più in alto e faremo in modo che possa essere identificabile con la città anche negli anni a seguire. Ora parliamo di un evento molto sentito dalla marineria pescarese, la regata dei Confaloni, che si terrà il 3 e 4 settembre prossimi. Questa mattina la presentazione dell'evento, edizione numero 27. Vediamo.
La regata dei gonfaloni, ormai un classico per la marineria pescarese dell'Adriatico, quest'anno saranno ben 21 le squadre iscritte alla manifestazione che ha il sapore della competizione e anche del sano campanilismo, ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare. La prima volta della regata risale al 1995, quando l'associazione Il Maestrale immaginò questa sana gara sportiva. L'evento poi ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell'Adriatico e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata. L'evento sportivo si svolge con 10 vogatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, nacque da un'idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina Sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 edizioni fino alla sua scomparsa. Oggi il timone dell'associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione in memoria del padre Giovanni. Sono 27 le edizioni, con quella che si svolgerà il 3 e 4 settembre. Iniziamo da Molfetta, Bari, Vasto, Ortona, Termoli, abbiamo Martinsicuro, abbiamo Passignano anche, Olbia, molte squadre. C'è la gara maschile, si sviluppa in un miglio marino, sarebbe fanno due giri di boa. Poi c'è quella femminile, fanno solo un giro di boa, fanno mezzo miglio marino. E si va a tempi, praticamente si fa a tempi, il miglior tempo si va in finale, semifinale, roba varia. Rispetto, amicizia con altre marinerie, questo ha lasciato mio padre. Se no saremmo arrivati a 27 anni, perché la gente vuole tornare a fare sempre questa gara di Pescara, che è stata la prima. E adesso fanno anche altre regate in altri porti, però la prima è stata a Pescara. La regata dei Gonfaloni, quando lei si insediò, fu il primo appuntamento da assessore. Non potrò mai dimenticare la regata dei Gonfaloni, appena insediata, è stato il primo evento che ho presentato. Oggi finalmente siamo arrivati alla 27esima edizione. Parliamo di un evento storico che rappresenta la tradizione della marineria. Quindi è giusto che come amministratore, ma soprattutto come assessore allo sport, cerco di promuovere al massimo questa splendida manifestazione e questa iniziativa all'interno della città di Pescara. Arriveranno 21 imbarcazioni da tutta Italia. Sì, un grandissimo successo, 9 sono femminili e 12 sono maschili. Sarà una vetrina d'eccezione per il nostro territorio e saremo tutti pronti a tifare le nostre squadre. Dopo la pagina degli eventi, la pagina dello sport con il calcio, il Pescara in primo piano con il mercato che chiuderà i battenti il 1° settembre. A tal proposito manca a questo punto solo l'ufficialità, ma Riccardo Brosco, già in biancazzurro nella stagione 2011-2012, a breve sarà un nuovo giocatore del Pescara. Brosco nelle ultime ore ha infatti trovato l'intesa per la buonuscita con il Vicenza e quindi si legherà successivamente al Delfino. Intanto il direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicari, a Milano in vista degli ultimi colpi per il centrocampo e l'attacco. Nel frattempo la squadra da oggi torna al lavoro per preparare il debutto di campionato in programma domenica 4 settembre alle ore 20:30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, dove sarà ospite l'Avellino. È stato designato il direttore di gara del match con gli Irpini. Si tratta del signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Noi andiamo ad ascoltare il difensore del Pescara Pellacani in gol nell'amichevole vinta con la Vispesaro. Sì, quello sicuro, stiamo lavorando bene, dai, soprattutto oggi, su quello che vuole il mister, sulle uscite, sulle coperture preventive. Dobbiamo migliorare la fase di possesso, la fase di uscita, essere più puliti, più bravi e perdere meno palloni. Sì, a me poi piace farlo, quindi mi trovo anche bene, però è quello che ci chiede l'allenatore. Per fortuna, dai, è andato bene. Filippo, a che punto è il Pescara? Che rispetto alla gara con i Rimini si è visto sicuramente qualcosa di meglio, però l'impressione insomma che manchi ancora qualcosa per la squadra formato campionato, che domenica prossima il campionato inizia. Sì, quello sì, c'è stato un miglioramento che si è visto
rispetto alla gara con Rimini, dobbiamo continuare così, magari questa vittoria ci dà anche un po' di fiducia, un po' di morale, visto anche l'uscita, l'abbiamo fatta con i tempi giusti, abbiamo recuperato tanti palloni, c'è ancora da migliorare, soprattutto come abbiamo detto prima nella fase di possesso e di gestione della palla. Cosa mi ha detto Colombo a fine partita? Insomma, avete avuto un modo di analizzare seppur brevemente questa partita? Ma non ci ha parlato, non abbiamo analizzato molto, però dai, penso sia contento dell'aggressività, possiamo migliorare anche lì e soprattutto possiamo migliorare le uscite, essere più puliti, girare più volte la palla senza commettere molti errori. Ancora calcio, punto stampa questa mattina in comune a Teramo con il sindaco Gianguido D'Alberto e la commissione presieduta dall'avvocato Gianni Gebbi e dall'altro legale Antonio Paoluzzi per confermare che la SSD Città di Teramo giocherà il prossimo campionato di promozione. Il primo cittadino ha ripercorso le tappe della vicenda e ha parlato anche della questione relativa allo stadio Bonolis. Il servizio di Ania Cantagalli. Sindaco, dalla Serie C alla promozione è un brutto salto, però insomma per quelle che erano state le premesse negli ultimi giorni è comunque un risultato. Ma in realtà non c'è un salto dalla Serie C alla promozione, perché chi era in Serie C non c'è più. Stiamo parlando di un altro soggetto, di un'altra società che è nata in queste settimane, è nata per un percorso ed un progetto diverso e per dare continuità al calcio teramano. Come ho detto all'inizio di questa conferenza stampa, oltre a ringraziarvi per l'attività che avete svolto in queste settimane come comunicazione, perché era molto delicato e molto importante, ieri sera siamo andati a ci siamo svegliati in terza categoria come società Città di Teramo, siamo andati a dormire nella notte ieri sera in promozione, nel senso che c'è stata un'interlocuzione tale per cui chi doveva valutare ha preso atto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso di queste settimane per poter offrire una opportunità e un'occasione di continuità al calcio teramano, con una presa di posizione da parte della federazione che io non commento, ma che comunque ha fortemente fatto capire che siamo stati penalizzati dal protrarsi dei ricorsi. Se non ci fosse stato il ricorso al Consiglio di Stato, la questione si sarebbe potuta discutere nei primi giorni del mese di agosto, quando eravamo pronti a partire, così come è stato per il Novara ad esempio lo scorso anno. La scelta legittima è stata altra, ma questo di fatto ha fatto protrarre i tempi in uno stato, in una condizione tale per cui il 26 agosto alla consegna di tutta la documentazione assolutamente legittima, corretta, non è stato possibile attivare l'articolo 52 per quanto riguarda la Serie D e l'eccellenza, e devo dire che solo il fatto di aver lavorato per avere una società che comunque deve dare e può dare continuità al calcio teramano ci ha consentito di raggiungere la prima categoria utile sotto l'eccellenza. Lo stadio della città di Teramo è il Bonolis. È ovvio che oggi però parliamo di una condizione comunque diversa e che comunque non può che partire dall'interlocuzione con la società che è nata e che parte in un percorso che dovrà vedere il supporto da parte di tutti. So che è difficile, è stato difficile nel 2008, ma lì c'è stata una risposta importante da parte di tutti e lo stesso entusiasmo, anche di più, perché i presupposti ci sono, ripeto, perché c'è proprio un coinvolgimento di tutto il mondo giovanile, dovranno essere replicati per supportare questo gruppo di imprenditori che si è messo in gioco, ha dato conferma di voler portare avanti anche il calcio della mano nel campionato di promozione, per poter trovare da qui a breve la giusta dimensione calcistica e sportiva che Teramo merita e che per le ragioni che sappiamo oggi non è. Tutti i rappresentanti della stampa, molti. Ancora dal Teramo alla Vastese, dunque al campionato di Serie D, non soddisfatto infatti della prova dei suoi al Ditella di Vasto Girardi, l'allenatore della formazione aragonese Ferrazzoli spera che la sconfitta possa essere di lezione in vista del primo impegno di campionato in programma domenica prossima in casa del Tolentino. Mister Ferrazzoli della Vastese, arriva questa sconfitta nel primo impegno ufficiale sul campo del Vasto Girardi, una sconfitta di misura al termine di una partita equilibrata.
Sì, equilibrata, dove loro hanno trovato l'episodio positivo e dove noi non abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto solo un paio di occasioni con Calì e Busetto, però sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato perché abbiamo incontrato una squadra agguerrita che già ha giocato una partita ufficiale più di noi, che ha iniziato prima di noi, però ripeto, ci tenevamo a fare bene, non ci siamo riusciti, sapendo che bisogna lavorare e migliorare molto. Sì, un secondo tempo dopo l'episodio del calcio di rigore, insomma, avete creato comunque poco la partita, sembrava poi finita lì, c'è stato anche l'episodio dell'espulsione. Sì, non abbiamo mai impensierito la retroguardia del Vasto Girardi, poi con l'espulsione è stata un pochino ancora di più accentuata questa mancanza, però ripeto, anche il Vasto Girardi non aveva creato grandi pericoli, ha deciso l'episodio, purtroppo c'è stata l'ingenuità sul calcio di rigore e accettiamo il risultato e accettiamo i limiti e i difetti che sono venuti fuori cercando di migliorare e di lavorarci sopra perché abbiamo tanto da fare ancora. Sì, questa settimana poi la settimana di preparazione alla prima di campionato, questa gara più che altro è servita per le prime risposte. Sì, a noi ci tenevamo a passare il turno perché la Coppa Italia è sempre piacevole passare, però ripeto, ci abbiamo messo impegno e volevamo riuscirci, non ci siamo riusciti non disputando una grande prestazione e questo ci deve far aprire subito gli occhi in vista di quello che è la partenza del campionato, perché non bisogna al più presto creare mentalità e voglia di lottare su ogni campo, perché sarà difficile giocare su ogni campo. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo le altre edizioni, gli appuntamenti delle 19 e delle 23, grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.